Bob Mansfield si laurea nell'82 presso l'Università del Texas e diventa vicepresidente della divisione engineering alla Razer Graphics, che viene acquisita nel 1999 dall'Apple. Mansfield passa all'Apple ricoprendo il ruolo di Senior Vice President della divisione Mac Engineering Hardware. Ad agosto 2010, dopo l'uscita di Mark Papermaster, Mansfield assume la direzione della divisione Device Hardware Engineering e dirige così le squadre che si occupano dell'hardware dei Mac e dell'iPhone. Da qualche giorno, con nostro dispiacere, ha deciso di ritirarsi a vita privata e lasciare il posto che occupava all'Apple. È strano vedere persone che ricoprono ruoli di grande importanza in Apple e lasciare l'azienda, eppure non è la prima volta. Nonostante ciò, pensiamo che siano dei personaggi molto attaccati all'Apple e che devono tanto a questa azienda.